Non vedevo un buco così grande dai tempi dell'ultima mia ragazza in America. La nostra squadra fa veramente cagare. Buonasera! Buonasera! Madonna santa, buonasera! buonasera! Come va? Cascia pantaloncini. Oh, innanzitutto devi dare una garmata qua. Buonasera, buonasera. Sai che è successo? C'è un'altra squadra che c'ha la stessa maglia. Non giochiamo noi, non gioca contro di noi oggi. Quando la maglia. Vabbè, questi cazzi cambiano loro, mettono il fratello. Io pensavo che siamo diversi, pantaloncini. Invece c'hai tutti te. Non senti, tu mi hai chiamato soltanto. Lui mi ha chiamato soltanto per piacere asciugamano. A casa, Trenti, sei un portista del cazzo. Dai, dai. Alessandro, il nostro nuovo acquisto, non ha ancora giocato, ancora però come no. Sei casato per l'ingresso a bomba, squadra? A bomba, assolutamente. You serious? Oggi come cameraman abbiamo Alessandra. Dai! Molto timida come dai, ragazza. Dai, non mi rompi. Dai, un saluto ai nostri follower. No, no, no. Eccoci qua con il vostro telecronista preferito, Alessandro, che oggi ricordo che si possono effettuare Bigunzi contro Dinamo Roma. Ma oggi non sarò solo in telecronaca, con me un grandissimo telecronista, nonché giornalista, Federico Buffa. Ciao a tutti. Forse non me li meritavo, però grazie mille per l'invito, Ale. E oggi siamo qui per commentare una partita di calcio amatoriale che mi ricorda molto il mio periodo di vita negli States, dove io andavo a vedere Muhammad Ali, che è un... No, non taglia, Fede, ne Va parliamo bene, dopo. Andiamo avanti, poi ne parliamo durante la puntata. Questa è la classifica con la Dinamo in ultima posizione, che affronta la quarta in classifica, i Bigunzi. E speriamo che si possa ribattare il prima possibile. Ma andiamo alle formazioni. In porta Alessandro, GG for Football, il portiere più forte di questo torneo. No, qua ti fermo perché lascia decidere a me, perché tu stai parlando di te stesso, è un po' ipocrita da parte tua. Vabbè, dai, me la cavo, va bene. In difesa abbiamo Luca Bartolini, soprannominato Big Show, potete immaginare perché. Piuttosto che un calciatore, infatti sembra un lottatore di wrestling, ma forse è questo anche il calcio che ci piace. Come esterno... Vedo questo, lasciamelo introdurre a me. Perché io lo conosco, questo è il Favelaro. Lui giocava nelle favelas con un tale Divino Johnny, che poi la storia ha consacrato un talento straordinario. In attacco Bomber Gozzi, reduce dai 50 euro pagati per la mancata tripletta della scorsa partita. Speriamo che oggi possa non pagare, però dando una gioia comunque alla squadra. Beh, se serve gliela pago io coi soldi delle denunce a quelli che mi imitano. Scherzi a parte, in bocca al lupo. Come altro esterno ci sarebbe Valerio, ma ho perso la clip dove si presentava. Quindi... Dinamo! E si parte con la Dinamo in possesso palla fin dall'inizio, speriamo bene. Valerio la passa a Favelaro, prova subito pericoloso. Vieni. Bigunzi in avanti, cercano uno spazio, lo trovano. Attenzione, il 32, puntazza fuori. Che poi questi Bigunzi ricordano molto il Chievo Verona perché... Attenzione, pallone recuperato dal Favelaro che prova il tiro, fuori di poco, attenzione perché il Favelaro oggi è in forma. Calcio d'angolo per la Dinamo, attenzione, passaggio verso Valerio, meta! Valerio l'ha battuta, rimessa da dare verso Bartolini che imbuca per Gozzi! 1-0 Dinamo, gran gol di Gozzi in tuffo. Ma signore, questo è un gol alla Pippo Inzaghi in tuffo da opportunista, straordinario. I Bigunzi in avanti, provano a pareggiare, però il tiro non va. Attenzione, ripartenza della Dinamo con Adriano, allunga, parata su Rumiz. Ma attenzione ancora, Adriano, parata ancora del portiere dei Bigunzi. E ripartenza dei Bigunzi col 59, prova il tiro ma va fuori. Oh, cattivi! Rimessa alla dare di Dinamo, attenzione, rispinta dalla difesa dei Bigunzi, però... Dinamo ancora avanti, no, respinta, cosa succede? Non c'è il quadro. Gol dei Bigunzi. È uno scherzo. Non si è capito bene ma cosa non... sia successo. Ma che è successo? Vista l'incompetenza della camera girl, il gol me lo racconta Mr. Pili. Palla lunga buttata in avanti degli avversari, dei Bigunzi. Francesco che cerca di proteggerla, questa palla che sta uscendo, sembra che debba uscire da un momento all'altro, invece non esce, con un effetto stranissimo. L'avversario che sta inseguendo Francesco, giustamente perché Francesco è spalla alla porta, quindi lo sta aggredendo, gli va in contrasto, rimpallo sulla gamba di Francesco e la palla finisce nella porta vuota, nello spicchio, proprio nello spicchio di porta vuota lasciata
da Alessandro che si era spostato. No. Dinamo in possesso, cercando di trovare nuovamente il vantaggio. Fra, sbaglia il passaggio. Attenzione, si arrabbia. Potrebbe essere sintomo di morbo di Puppenaz. Dovrebbe stare attento e andarsi a fare visitare. Rilancio di Ale verso Adriano che... Oh, un sombrero. Un altro sombrero. Passa. No, non va bloccato. Calcione, punizione per i Bigunzi. Oh, Adri, Adri. Attenzione, Dinamo prova a impostare. Rumiz, avanza Rumiz, Rumiz, la passa Adriano, Adriano! 2-1 Dinamo! Adriano trova il varco giusto e porta in vantaggio la Dinamo nuovamente. Con questa freddezza anche Ronaldo, il fenomeno, si alzerebbe da applaudire. Dinamo ancora in avanti, calcio d'angolo battuto, respinto al portiere, ancora calcio d'angolo battuto verso Gozzi, 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 si gira e gol! 3-1 subito! Dinamo on fire! Ma che partita mi ha portato a vedere? Perché oggi questi sono formissima, eh! La mia prima moglie diceva che esageravo troppo, romanzavo troppo le cose, però una cosa che non ho mai creduto... Attenzione, lancio di Bartoli verso Gozzi, che controlla male! Oh, per una volta che l'ho fatto il lancio, fatto bene Bartoli! Valerio alla battuta, rimessa laterale, cross, deviato, traversa, respinta, prova ancora, non va il favelaro di poco... Scarico dietro dei Bigunzi, il 9 tira, bloccato, ripartenza di Valerio. Attenzione, Valerio allarga per il favelaro solo, tiro fuori. Primo tempo che finisce così sul 3-1. Va bene, ho detto che il risultato della parte dei gironi non mi interessava più di tanto. Questa è una partita che va finta a qualsiasi costo, non c'è un altro risultato. Allora, dobbiamo stare solamente attenti su quando fa... loro... non sanno come attaccare una difesa a zona, quindi cosa fanno? Si allargano e mettono sta palla forte. È tua, tu sei la quarta linea difensiva, quella palla sono tutte e due, ok? Il resto, adesso, secondo tempo, ogni volta che giocano la palla al portiere, tutti, portiere, parata del portiere, rimessa dal fondo del portiere, la giocata è tagliato fuori, saliamo. Perché? Perché hanno un cambio solo e li schiacciamo. Noi siamo proprio squadre, correte. Secondo tempo che è inizio con i Bigunzi in possesso palla. Dovranno impegnarsi se vogliono trovare il pareggio. E subito in bucata non va Valerio. Valerio conduce la palla. Valerio l'allarga per il favelaro la crossa. Ah, invece no, tira e sbaglia. Calcio d'angolo Dinamo. Attenzione verso il favelaro che tira, parato. E i Bigunzi provano a ripartire. Bloccati però, Bartolini recupera palla, a riallarga per Gozzi. E il favelaro, tiro bloccato. E ripartenza ancora dei Bigunzi. Partita movimentata questo secondo tempo. Palla tra i piedi del difensore dei Bigunzi che rilancia verso l'attaccante. Bloccata da Bartolini, anzi no, parata di Ale in fallo laterale. Azione bloccata dai Bigunzi che ripartono, bloccata di Bartolini che la passa a Gozzi. Gozzi la da Bartolini! Bartolini, anche lui a segno, Big Show, 4-1. Non segna mai, ma oggi è in forma. Dopo anche il suo gol la partita per me finisce qui. Bartolini, lancio lungo verso Gozzi. Gozzi protegge palla sulla bandierina. Gozzi, passaggio, balata e colpo di testa del favelaro che non entra. Ma le scarponi, mortacci tu a dell'esterno. Palla per i Bigunzi che allargano, bloccata da Adriano però alla ripartenza. Attenzione, Rumiz, tiro, palo. E ancora, fra, tiro, bloccato in calcio d'angolo. Attenzione, Ale fa ripartire la squadra. Pallone a Rumiz che la dà a Matteo. Rumiz, manita della Dinamo. 5-1. Ma io ero venuto a vedere la squadra più scarsa di YouTube Italia e oggi segnano tutti. Mi avete preso in giro, perché se no non si spiega. Pallone recuperato dai Bigunzi. Bigunzi Lotto tira, parata di Ale, facile. Punizione per la Dinamo, battuta da Adriano verso Matteo. Matteo controlla, punta al difensore. Matteo prova il tiro, non va. Bravo Ale! È questa, perché sennò si offende, eh? Ripartenza della Dinamo,
con Gozzi che allarga per Valerio che placca il portiere, attenzione fallaccio. Non vedevo un contrasto così dai tempi di Battistone che andò addosso a Schumacher, un fallaccio, uno dei più brutti della storia del calcio. Fatality. Beh, allora stiamo aspettando che la situazione abbia, si sviluppi, ecco. No, vabbè. Te sei capace a fare le riprese, Adria, è inutile che... Il gol è dedicato a Sereno, ovviamente. Non mi hai ripreso questo? Vai. No. Rimessa per i Bigunzi che devono provare almeno a fare un gol per alleggerire il passivo molto pesante. Ma attenzione, Valerio, Valerio davanti alla porta, Valerio fuori! Di poco non 6-1. Parte il favelaro, respinta dalla difesa dei Bigunzi che ripartono. Occhio, puntato, passaggio indietro, tiro, parata. Anzi no, se la lascia sfuggire Alessandro, calcio d'angolo per i Bigunzi che battono subito. Gol dei Bigunzi, buco enorme della difesa della Dinamo. Non vedevo un buco così grande dai tempi dell'ultima mia ragazza in America. Ma questa, beh, questa è un'altra storia. Ma quanto stiamo, Giova? 5-2, ci prova. No, 4. Vieni, no, 3. Ci prova. Oh, te, che vuoi sapere tempo? Nuvoloso. Palla dei Bigunzi che provano ancora a accorciare. Tiro parato da Ale, respinto in fallo laterale. E ancora i Bigunzi davanti. Ancora un altro tiro. Una volta bloccato in due tempi da Ale. Rilancio di Ale verso Bartolini che non la controlla benissimo. Bartolini per il favelaro. Il favelaro prova, niente. Bartolini ancora. Bartolini, Bartolini ti punta. Respinta dal portiere. Ancora palla verso Bartolini. Bartolini protegge palla. La larga per Valerio. La dà Fra. Prova ad allungare, attenzione, il favelaro, ne fa 6 la Dinamo, oggi in formissima. Ha anche riconosciuto il lancio di Fra, che lo fa un pochino alla Pirlo, perché signori io non ho mai visto uno fare lanci così al di là di Andrea. Un talento straordinario. Oh, però giocano meglio quando si scido te. Hai visto? Ti sei fatto? Hai visto, mi sa che uscire. Bigunzi in avanti, non riesce il passaggio però, Bartolini protegge, Bartolini passa solo davanti al portiere, Bartolini fuori, spreca tutto. Non è che ti sbagli, fai doppietta. Lancio lungo dei Bigunzi, facile preda di Ale che fa subito ripartire Valerio, che supera il centrocampo, Valerio punta al difensore, Valerio tiro alto, ma non c'è più tempo, l'arbitro fischia alla fine, Dinamo 6, Bigunzi 2, vittoria importantissima. Bomber, Bomber, opinioni sulla partita? Quanti ne hai fatti? Due. Che Luca ha hai deluso un po' il pubblico? Sì, ho deluso. Da te ci aspettiamo 5-6 gol a partita. Lo so, oggi male, faccio male. Il portiere pure è stato bravo, però potevo fare di più. Ci tengo a ringraziare Federico Buffa per aver partecipato, grazie mille Fede. Che scherzi, grazie a te, mi sono molto divertito. Barto, Omone, oggi hai fatto, in attacco hai fatto un gol dalla difesa. Dove sei contento? Sei triste o sei contento? No, sono contento, Se avessi pure capacità di beccare la porta ogni tanto. Lo so, quelli sono i piedi purtroppo. Becchi un tiro... La testa va da una parte, becchi una volta la porta su 20 tiri, però... Che devi fare? Che devo fare? Niente, lo so che sono coglione.